Sembra una banalità questo gesto, ma gliel'ho fatto anche al prefetto d'Asti. Io il microfono, se posso, non lo tocco. Prima l'ho toccato, ma poi mi sono passato anche un po' di gel in mano. Sono qua per dirvi delle cose. In realtà non è uno scherzo, eh. Un mio consigliere si occupa di comunicazione. Mi ha fatto un elenco di cose che abbiamo fatto durante quest'anno e ero qua per darvi delle indicazioni. In realtà, visto le facce già stanche di qualcuno, visto il fatto che sicuramente il presidente, che ringrazio per l'impegno che ci hanno messo lui e tutti i suoi banditi, come si chiamano fra di loro, per l'impegno di questa festa, non è sicuramente utile che io vada a ripetere un elenco che potete vedere su Facebook, sui difatti video che escono tutte le domeniche. Sfrutto questa occasione per dar due indicazioni. Prima di tutto, le comunicazioni noi stiamo cercando di darle sui social network, sono comunicazioni molto veloci e sono comunicazioni che abbiamo capito anche essere molto efficaci. Dico una cosa inerente alla banda. La banda si aspetta già da un po' un ampliamento della loro struttura. I lavori finalmente sono partiti, c'è la ditta appaltata, hanno già allestito il cantiere, hanno già fatto qualcosina prima di Ferragosto, adesso dopo questa settimana qua, perché gli abbiamo chiesto anche di interrompere, se no non riuscivamo noi a starci dietro a tutto, continueranno i lavori lì. Collegati a quello c'è anche un'altra cosa, che dico perché interesserà penso molti di voi. Le scuole non è ancora detto che aprano, e come aprano non esiste ancora una regola ufficiale, quindi ad oggi quello che viene detto sono ipotesi. Noi però come comune ci siamo già attrezzati, perché col dirigente scolastico ci siamo sentiti, per attrezzare due aule in più alla scuola. Queste aule saranno nell'edificio comunale, quindi per i ragazzi, figli o nipoti che possano essere, non avranno disagi dal punto di vista di posizioni molto distanti dall'istituto principale, ma saranno anche in un posto discretamente sicuro come l'edificio comunale. Detto questo, non aggiungo altro, anche perché avete già parlato in tanti e io ho già parlato addirittura due volte, quindi più di chiunque, se non di Gerby, che era leggermente distratto. Dico bene? Sei pronto? Tocca a te, vai.